A tutti, grazie di partecipare a questa serata sull'etica e l'economia in tempi di crisi. Prima di presentare i relatori vorrei annunciare le prossime due serate che saranno interessanti. Avremo giovedì 26 settembre Carlo Petrini, gastronomo e fondatore di Slow Food. Martedì 22 ottobre invece Massimo Cacciari, filosofo e politico. Colgo l'occasione per ringraziare ormai un nostro affezionato ospite che è il prefetto di Como, dottor Tortora. Grazie. E abbiamo i nostri ospiti e i nostri relatori. Roberto Mordacci, professore di filosofia morale alla facoltà, all'Università Vita Salute San Raffaele e coordinatore del Centro Studi di Etica Pubblica. Professore associato Fabio Corno, economia aziendale alla Bicocca e persona immersa nella realtà dell'azienda tutti i giorni. E i loro interventi vengono moderati da una nostra vecchia conoscenza, Luca Orlando, giornalista RAI e giornalista caporedattore del Sole 24 Ore. Bene, io ho finito, lascio la parola a Luca Orlando. Grazie, buonasera, benvenuti a tutti. Ma etica ed economia, quello che vediamo noi dall'osservatorio di Viale Monterosa, dal Sole 24 Ore, che raccontiamo un po' tutti i giorni ormai da qualche anno, è che la crisi economica ormai quasi ininterrotta dal 2009, con qualche alti e bassi, ma insomma siamo in una situazione ormai di recessione. Quasi ininterrotta dal 2009 ad oggi, ecco, la crisi ha portato un'attenzione maggiore ai temi dell'etica. Se notate, anche le inchieste che ci sono state in questi ultimi anni per corruzione, così come lo spirito di reazione pubblica, la sorta di repulsione verso questi fenomeni, sono cresciuti. Sono cresciuti perché la crisi inevitabilmente ha portato alla luce tutta una serie di distorsioni che prima venivano tollerate o comunque che venivano in qualche modo assorbite, se vogliamo, anche da una situazione economica superiore, livelli di profitti superiori da parte delle aziende, uno Stato meno problematico, amministrazioni pubbliche meno costrette dai patti di stabilità. Tutto questo oggi viene meno, tutta questa rete di protezione, quindi il tema etico è diventato fortemente pervasivo. Lo è stato nell'ultima campagna elettorale, le inchieste che abbiamo avuto, ne abbiamo avute moltissime in Regione Lombardia, uno dei motivi, lo ricordo perché non è passato molto tempo ed è giusto ricordarlo, la precedente giunta della Regione Lombardia è caduta non perché è arrivata a scadenza naturale, ma per una serie di inchieste che hanno coinvolto numerosissimi esponenti sia della giunta che del Consiglio. Questa sera affrontiamo il tema e cerchiamo di discuterne prima con gli interventi dei due docenti e poi con domande che spero arrivino anche da voi nella seconda parte del dibattito, da due punti di vista. Un punto di vista più legato all'interpretazione della teoria economica con il professor Mordacci per valutare quello che è una sorta di misunderstanding, insomma un'incomprensione almeno parziale del pensiero del fondatore del liberismo, quello che è considerato un po' il padre dell'economia di mercato, cioè Adam Smith, dove il tema della mano invisibile, il tema dell'egoismo come motore di ogni attività economica, come miglior meccanismo di coordinamento del mercato, in realtà va rivisto alla luce del fatto che poi in realtà Adam Smith vedeva come necessità, sì, il profitto, necessario raggiungere il profitto, ma solo nella misura in cui si riesce a farlo secondo principi comunque etici nell'ambito della società in cui si vive. E questo è, diciamo, il tema più macro per capire un po' come ci siamo evoluti anche nella storia del pensiero economico da questo punto di vista. Nell'ambito invece più micro, quindi nella realtà di tutti i giorni, e ne parliamo con Fabio Corno, vediamo alcuni comportamenti etici o etici solo in parte che avvengono anche sul piano imprenditoriale. Uno dei casi, e quello di cui discuteremo stasera, è quello dei concordati in bianco. Uno strumento che potenzialmente doveva servire per intanto alleggerire un po' il carico di lavoro della parte fallimentare, ma soprattutto per evitare che le aziende arrivassero ormai decotte al fallimento, trovando degli intermedi, una sorta di Chapter 11
che salvasse le aziende, che potesse proteggere dai creditori prima che fosse troppo tardi per poter ripartire con l'attività. Questo tipo di meccanismo in realtà è stato fortemente criticato da Confindustria e anche oggetto di un intervento legislativo per la presenza di comportamenti opportunistici di vario tipo, con lo sfruttamento di questo concordato in bianco in alcuni casi, ma sentiremo tra poco in che misura, per intanto rimandare o magari cancellare il pagamento dei fornitori e poi magari per dividere l'azienda in due, da una parte i debiti e dall'altra le cose che si possono ancora comprare, quindi ripartendo con l'azienda, rilevandola magari a poco prezzo, per poi ripartire con l'attività. E quindi questo da parte dei clienti, da parte dei fornitori, scusate, non aveva sicuramente nessun tipo di valore, anzi è stata fortemente criticata questa impostazione, in parte modificata. L'altro tema, capita questa giornata e questo convegno in un giorno in cui la cronaca ci offre comunque un tema fortemente legato all'etica, la condanna, credo saprete, dell'ex presidente Berlusconi, 7 anni di condanna, interdizione perpetua dei pubblici uffici, che al di là delle fattispecie giuridiche contestate dai PM e confermate dai giudici, credo sia questo un tema prettamente etico, nel senso che si discute di che cosa o di che cosa debba o non possa o non debba fare un Presidente del Consiglio nella propria sfera privata, quindi questo è un aspetto che secondo me coinvolge anche questi temi. Però io partirei da Mordacci, dove appunto cerchiamo di capire brevemente, poi magari vediamo di tornare e trovare qualche appiglio di cronaca, ma insomma Adam Smith è il grande incompreso, perché lui l'abbiamo sempre trattato come il grande liberista, no? Il padre dell'egoismo come motore dell'economia, invece no, invece lui ci aveva spiegato che non era proprio così. No, esattamente, adesso non so da quale microfono, forse tiene lo dico così eventualmente può interrompere. Sì, la cosa interessante è che la forma stessa del capitalismo come noi lo concepiamo, dell'economia di mercato, che deve moltissimo a Smith, a Ricardo, all'economia classica, in realtà è la distorsione del pensiero dei loro stessi fondatori, perché si è creata un'interpretazione di questo autore e di altri in questo campo, dove la sfera dell'economia è stata presentata, e si pensa che allo Smith stesso in fondo la vedesse in questo modo, come la sfera del perfetto e puro egoismo razionale, no? Cioè quella modalità secondo cui l'autointeresse, che è una movente assolutamente naturale e del tutto legittimo, questo naturalmente Smith non lo dimentica mai, no? Dell'azione umana, è anche un movente unico, esaustivo, cioè capace di attivare l'intero del comportamento, almeno nella sfera economica, di un essere umano, quindi il soggetto tipico che noi incontriamo nell'azione economica è una persona che dobbiamo vedere come rigorosamente autointeressato, mosso da una logica di interesse molto, molto chiara, molto semplice anche da capire, strumentale, mezzo fine e il profitto come ultimo scopo. Ora, non che Adam Smith non abbia avuto il merito di isolare questo movente come capace di creare un sistema. Questo è importante, cioè resta vero che l'area dell'azione economica ha come motore principale una logica del profitto che appunto Adam Smith è non fra i primi, ma senz'altro il più forte fautore di una intrinseca legittimità, appunto. Non c'è niente di demoniaco né nel denaro né nel profitto, questo Adam Smith lo ha rivendicato. Ma al tempo stesso bisogna ricordare che Smith interpretava la dinamica del profitto come interna ad una dinamica più generale della persona, che è quella per cui il profitto è il segno della mia capacità di investire, della mia capacità di rischiare, della mia capacità di usare la mia libertà per produrre, per realizzare qualcosa che appartiene alla sfera dell'umano in quanto è un agente razionale che appunto in realtà non mira mai esclusivamente al proprio beneficio in termini meramente egoistici, ha sempre di fronte la sua appartenenza ad una comunità umana o a una comunità civile. Questo non lo si è visto affatto
Io in questa relazione mi sono avvalso anche un po' della collaborazione della dottoressa Eleonora Vigonoa, che lavora per il mio centro studi di etica pubblica e che ringrazio, perché nella sua tesi lei ha messo in evidenza questo elemento. Esiste nella letteratura scientifica su Adam Smith oggi la piena consapevolezza che Adam Smith è stato interpretato per due secoli in maniera totalmente errata, perché si è diviso l'autore in due parti. Uno è l'autore della ricchezza delle nazioni, che è l'opera fondante dell'economia liberale classica, e l'altro è l'autore un po' démodé, un po' ancien régime, un po' insomma illuso e poco efficace della teoria dei sentimenti morali, una persona che interpreta l'agire umano sulla base di questo meccanismo emotivo che è la simpatia. Per Adam Smith, come per il suo maestro Hume, gli esseri umani sono mossi, ma Smith pensa che questo sia vero, non che sia un auspicio, gli esseri umani sono mossi dalla capacità di sentire la gioia e il dolore altrui. L'elemento che crea la società non è il bisogno, come in Hobbes, come in Thomas Hobbes. Anzi, Hobbes è il nemico di Hume, nemico acerrimo, nemico di Smith, nemico di tutta la scuola scozzese. La scuola scozzese di filosofia, che è anche una scuola di filosofia politica, giuridica ed economica, dice: ma non vedi, caro Hobbes, che dice homo homini lupus, tutti siamo ferocemente avversi gli uni agli altri, la prevaricazione, la sopraffazione, non vedi che questo spiega un terzo delle attività umane, tutta la dedizione, non solo a livello familiare, relazionale, amicale, ma anche la dedizione sociale che la stessa attività economica manifesta, se porta con sé l'elemento per cui gli esseri umani anzitutto sentono che gli altri gioiscono delle cose che vanno bene, di quando un'impresa riesce, di quando c'è un bene che si produce ed è condiviso, di quando un'economia funziona e tutti prosperiamo. Questo non puoi far finta che sia solo una finzione, per l'appunto. Per gli esseri umani questo è davvero importante, perché noi lo sentiamo, perché, e questo ha avuto delle conferme molto interessanti nel mondo contemporaneo a livello di neuroscienze. La ricerca neuroscientifica oggi ha mostrato, e sta avviandosi a mostrare in maniera più articolata, che l'elemento empatico, l'elemento di compartecipazione alle passioni altrui, è un movente fondamentale delle azioni umane, anche quando non c'è alcun profitto in vista. Allora, rileggendo Adam Smith, la letteratura più recente, vi risparmio magari la parte diciamo un po' più accademica di quello che abbiamo scritto io ed Eleonora, la letteratura più recente ha rivalutato l'Adam Smith moralista per capire meglio l'Adam Smith economista. E cioè, la ricerca del profitto è uno dei modi con cui nell'interazione con gli altri, noi, nell'interazione sociale, noi cerchiamo di esibire la nostra capacità di produrre, di fare bene, di essere una parte attiva della società a cui apparteniamo. E questo è un movente morale, e cioè è qualcosa per cui io voglio essere riconosciuto per colui che è capace di fare il bene alla comunità. Il movente centrale in tutto questo è il bisogno profondo, intimo e inestirpabile dell'uomo, dice Smith, del riconoscimento da parte dell'altro. Il riconoscimento da parte di chi ci vede operare come di persone oneste, affidabili, generose. Questo elemento non è un auspicio, lo ripeto, perché Smith non ragiona come un moralista, come quello che fa le prediche, lui fa l'analista. Cioè, guardate, gli esseri umani hanno bisogno di vedere che gli altri li rispettino, che hanno bisogno di vedere che le persone con cui hanno relazioni, anche le relazioni economiche, vedano il loro operato e lo interpretino come un operato di persone affidabili, oneste e dedicate a un'impresa comune o a qualcosa che ci appartiene in quanto esseri umani. Allora, alla luce della teoria dei sentimenti morali, che fu scritta prima della teoria della ricchezza delle nazioni, questo Adam Smith ha una concezione del soggetto pratico, delle persone, molto più unitaria. Noi siamo abituati a pensare, appunto, che l'animale economico è un egoista razionale, poi c'è il moralista che o fa prediche o è un benefattore, o è un filantropo, e tipicamente poi finisce che l'imprenditore si spezza in due,
ha due personalità, ha la personalità squalesca, se mi permettete il termine, dell'imprenditore aggressivo, che non guarda in faccia a nessuna regola della morale pur di realizzare, e però d'altra parte mette in piedi fondazioni, attività benefiche, eccetera, che non possono che apparire in questa logica come mere compensazioni di un volto oscuro. E per esempio questo è il modo con cui hanno fallito miseramente, a mio modo di vedere, tutte le retoriche, le politiche dell'etica in economia che si sono basate su quelle cose di facciata che sono i codici etici. Enron aveva il più bel codice etico del mondo, io l'ho letto, erano 76 pagine e cominciava con valori quali la trasparenza, la dedizione, l'onestà sono i nostri valori guida, 76 pagine così, scritte dall'amministratore delegato che un anno dopo la pubblicazione del codice di etica finì in manette. Okay. Allora, il caso Enron fu emblematico perché scoperchiò anche la farisaica parata dei codici di etica, che è solo un po' migliorata nella versione contemporanea, che è quella per cui i codici di etica sono un pezzetto di qualcosa di molto più articolato e complesso e un po' più serio, obiettivamente, che sono le procedure di CSR, di Corporate Social Responsibility, cioè di quelle procedure grazie alle quali la tua azienda è certificata di rispettare l'ambiente, il territorio, i rapporti con gli stakeholder, i rapporti con i shareholder, insomma tutte le relazioni interumane che sono la sostanza del rapporto economico, al di là del rapporto di appunto strettamente monetario. Allora, in quest'ottica, adesso accenno solo un tema, poi semmai lo riprendiamo con più calma, in Smith c'è pure una teoria molto interessante che va assolutamente recuperata, su come stanno insieme l'agire economico e l'agire morale in una virtù cruciale che fa da perno. Questa virtù è la prudenza. Ora, noi abbiamo nell'orecchio l'idea della prudenza come una virtù da rettile, no? La prudenza è la virtù del serpente, che è guardingo. Ma tradizionalmente, e Smith in questo è erede di Aristotele, perdonate ma qui le citazioni dei filosofi fioccheranno, è inevitabile nel mio mestiere, tradizionalmente la prudenza è proprio l'arte di agire in vista di uno scopo nel modo più appropriato affinché questo scopo venga raggiunto. Il che vuol dire non puntare allo scopo qualunque ne sia il costo e con qualunque mezzo. La prudenza non ci dice mai questo, ma non ci dice la prudenza di perseguire uno scopo in modo moderato. Questa è una concezione decadente, tardo borghese, se volete così, appunto, di nuovo farisaica della prudenza, cioè perseguo il profitto ma non troppo. No, l'idea è, se sei un imprenditore tu devi fare il profitto perché è sacrosanto, ed è sacrosanto farlo prudentemente, che vuol dire facendo in modo di non perdere il valore immateriale sulla base del quale la tua azienda può prosperare. Qual è questo valore? È la fiducia. Per Smith l'elemento cruciale dell'economia di mercato è la fiducia. E questa fiducia si guadagna sul campo, mostrando di essere affidabili, e il movente, dice Smith, è che noi vogliamo apparire affidabili, noi vogliamo essere creduti come affidabili. Noi non vorremmo fare affari con nessuno che non ci si presenti come, di cui non ci fidiamo. In questo senso la prudenza è quella virtù che capitalizza il valore fiducia. Allora è chiaro che in un sistema, e qui appunto poi mi fermo subito così magari andiamo avanti nella discussione, in un sistema economico-politico in cui della prudenza ci si fa beffe, perché la prudenza appunto è una virtù decaduta ed è una virtù, come dire, appunto che manca della sfrontatezza che è necessaria in un mondo di competizione. La prudenza viene opposta al coraggio, laddove invece classicamente, e in Adam Smith è molto fortemente così, ma in Aristotele, a cui lui si ispira ancora di più, no? Prudenza e coraggio sono le due virtù cardinali dell'uomo politico e dell'agente economico. Il coraggio è il coraggio dell'impresa, il coraggio del rischio, naturalmente. Ma il coraggioso, per esempio in Aristotele, il coraggioso è colui che non è né vile,
E quindi giustamente colui che non volta le spalle al nemico quando c'è la possibilità di vincere la battaglia, ma nemmeno è temerario, nemmeno si getta nell'impresa sapendo che fallirà, sapendo che è senza speranza, sapendo che così facendo la sua azione, lungi dall'essere un gesto eroico, metterà in pericolo la sua città. Questo dice Aristotele. Il coraggioso non è colui che si lancia nelle braccia del nemico per la morte, è colui che invece gioca fino alla morte pur di difendere la sua città e non si ferma se c'è ancora una speranza. Allora, lo stesso nell'impresa, il coraggio è questo coraggio che però non è imprudente. È il coraggio di procurarsi i mezzi con cui l'impresa è salda, con cui ci sono le basi per camminare, con cui i rapporti economici con gli altri attori sono saldamente governati, e appunto in cui uno degli elementi di valore economico cruciale appunto è il rispetto degli altri, il rispetto che gli altri hanno per me, cioè quello che io riesco a ottenere come fiducia da parte degli altri. Ecco, su però questo... il concetto quindi del profitto non a qualsiasi costo, ma stante una serie di regole di relazione, di rapporti, per cui io devo ottenere il riconoscimento dell'altro, devo stare nella società e devo essere in qualche modo anche apprezzato dalla società. E qui, qui c'è il problema forse, perché nel mondo, adesso io insomma ricordo esempi recenti, nel mondo anglosassone, che cosa accade? Ma in tutte le società che cosa accade? Quando io devo sanzionare un comportamento che considero deviante, quindi contrario al buon funzionamento della società di qualsiasi tipo, sia che si parli di comportamenti sociali, economici, politici, al di là delle varie pene che possono essere studiate, scatta il meccanismo dell'ostracismo. Cioè l'ostracismo io escludo dal vivere civile, allontano la persona che si rende responsabile di comportamenti che io giudico devianti, pericolosi per la mia società. Quindi il problema è capire però che cosa, se noi non vogliamo il profitto a qualsiasi costo, quale deve essere invece l'etica prevalente, perché io ricordo appunto i casi recenti che citavamo anche prima, il caso Enron, Lehman Brothers, piuttosto che Arthur Andersen, piuttosto che anche le banche che hanno così manipolato il LIBOR in Inghilterra. Ecco, ogni volta che c'è questo tipo di c'è la scoperta di un reato, comunque di un comportamento non corretto, scattano sì le sanzioni, ma scatta anche una sorta di ostracismo nei confronti delle persone che si sono rese colpevoli di questo. L'Italia da questo punto di vista sembra un po' diversa, cioè io la troviamo insomma nelle cronache di tutti i giorni, se guardiamo anche quello che è successo recentemente in Regione Lombardia, un ex assessore condannato è ritornato a giocare all'interno della Regione un ruolo di mediatore di affari ed è stato nuovamente condannato. Quindi diciamo, nonostante la prima condanna, è rimasto in gioco nella sua rete di rapporti, di relazioni. Allora il punto è, perché da noi non scatta questo, e se il fatto che questo non scatti non sia un problema per l'applicazione di questa regola, cioè va bene il profitto non a tutti i costi, se però chi si comporta in maniera truffaldina insomma non viene sanzionato dal punto di vista etico, quali sono le nostre contromisure al di là dei giudici? Sì, sì. No, è un problema gravissimo che abbiamo senz'altro nel nostro paese in maniera endemica. Allora, diciamo che funziona un po' così. In un'ottica come quella di Smith e come quella e nell'ottica di un capitalismo che si pensa su scala nazionale, non su scala di piccolo gruppo, la fiducia è quella che tu devi guadagnare rispettando le regole della competizione e dello scambio di mercato appunto fair, lo sfondo cosiddetto del fair play, le regole di giustizia che non sono nemmeno scritte, non deve intervenire la magistratura, è che semplicemente non si fa di rompere un contratto fatto stringendosi la mano, di violare gli accordi, di dire una cosa e poi praticare esattamente il contrario. Quando questo avviene, la sanzione è che tu esci normalmente dall'aggiro che, nell'ottica di un capitalismo su scala ampia, è il giro del mercato, almeno a livello nazionale, se non a livello internazionale. Io ho l'impressione che nel nostro paese non ci sia l'idea dell'appartenenza della mia impresa economica a un mercato nazionale e poi globale.
cioè che il funzionamento di questo mercato, che è un bene comune, perché il mercato è un bene comune, è un bene che deve funzionare per il bene di tutti, sia qualcosa di cui io semplicemente approfitto, cioè faccio esattamente il free rider del mercato e lo faccio in maniera sistematica. Questo perché? Non solo perché a me conviene, perché in realtà nel medio-lungo periodo non conviene, ma perché io non... Un antico difetto, insomma, del nostro paese, purtroppo, sembra essere quello. Io qui non voglio fare una condanna troppo facile, però spesso, e poi non sarei il primo a dirlo, molti analisti, sociologi, interpreti della cultura italiana dicono questo. Non c'è la concezione del bene comune, banalmente. Cioè, il mercato è un bene comune, per tutelarlo dobbiamo far sì che coloro che violano le regole siano in qualche modo emarginati. Ma in realtà questo non avviene, avviene che ciascuno gioca secondo regole che appartengono a una nicchia di operatori entro le quali valgono delle regole ferree di appartenenza, di consorteria, di amicalità o di qualche tipo di appartenenza più o meno. E il mercato più ampio è quello di cui ci prendiamo gioco. Non è il luogo dentro cui noi giochiamo, ma è il luogo della cui ingenuità, per dire così, cerchiamo di approfittare per fare i nostri interessi di piccolo gruppo all'interno. Questo nel nostro paese purtroppo accade, penso che non sia tanto, forse anche a livello imprenditoriale, questo non lo so e non lo voglio dire, certamente accade a livello di capitale nei casi prima ricordati, cioè che l'Italia, la cultura italiana, la morale italiana media manchi dell'idea del bene comune, che per questo il giro di corruzione è forse l'unico modo per garantire il successo dei propri affari. Di questo io non mi fido di chi deve far valere le regole, del politico. Non mi fido del fatto che il mio socio o di quelli che faccio affari rispettino davvero le regole. E allora forzo, al di là del circuito della fiducia, forzo le regole, appunto corrompendo, facendo gioco sporco, eccetera. Perché? Perché in realtà a questo gioco sento anch'io di non appartenere. Questo però ci isola dal resto del mondo. Questo è un prezzo gravissimo che noi paghiamo. Ecco, tra i comportamenti opportunistici, qui ci spostiamo, diciamo, prima citavo esempi della politica, scendiamo ai casi imprenditoriali con Fabio Corno, spostiamoci sui casi imprenditoriali con Fabio Corno, perché la nuova normativa dati, che è stata creata per offrire alle aziende una sorta di salvagente anticipato rispetto al fallimento, o comunque un'alternativa meno traumatica rispetto al fallimento, ha dato adito a una serie di comportamenti opportunistici. In che misura, diciamo, in termini percentuali è difficile dirlo, sicuramente molti imprenditori che ho sentito anch'io per gli articoli che ho scritto sul Sole denunciavano situazioni di concordati in bianco con questa nuova modalità, fatti apposta per non pagare i fornitori per poi ripartire con un'azienda sgravata da debiti, e addirittura mi citavano casi di imprenditori che erano al secondo o al terzo concordato. E a proposito di fiducia, ovviamente in questi casi la fiducia nel vendere qualsiasi cosa a questa azienda evidentemente viene meno. Allora io vorrei capire, lei ha studiato questa si occupa anche, insomma, direttamente di questa modalità di salvataggio aziendale, che cosa sta accadendo in questo momento in Italia? Sono davvero così tanti i comportamenti opportunistici? Provo a rispondere a questa domanda, utilizzo alcune slide che se mi caricano. Vorrei arrivare al discorso concordato attraverso una serie di passi logici che da un lato ci portano a toccare con mano l'entità della crisi, perché effettivamente parliamo di concordato, ma concordato è una delle modalità secondo le quali l'imprenditore cerca di affrontare un periodo veramente difficile. Ma questi tempi così duri in prima battuta mettono le persone a repentaglio. E quindi l'imprenditore, che era il cavaliere indomito, si ritrova a non essere più cavaliere indomito, ad essere una persona in crisi che stenta a riconoscersi, lo si diceva prima. E poi, come persona, la crisi della persona tracima sulla crisi dell'impresa, o viceversa, sono due crisi che si affiancano. E allora, in questo senso, in questo ambito, affrontano spesso in ritardo
quelle che sono le opportunità che il legislatore, il nuovo legislatore, ha loro fornito. Allora, inizierei con due temi. Ecco, questo chiuso per cessate attività mi sembra che sintetizzi un po' quello che è la situazione di oggi. Nel del 2013, 23.000 aziende che hanno avviato la procedura di liquidazione. Ecco, è importante evidenziare che c'è una crescita delle imprese che erano imprese in bonis, privi di qualsiasi procedura concorsuale, e quindi c'è un incremento rispetto al 2012 di circa il 6% di imprese che chiudono e basta. È un fenomeno trasversale che riguarda le imprese più complesse, che riguarda i negozi, che riguarda i bar, la moda alimentare. Sta di fatto che comunque è un fenomeno assolutamente diffuso. L'entità, e qua parlo di fallimenti perché ci dà un'idea del lato estremo della crisi, vediamo che nel 2013 abbiamo primo trimestre 3.600 fallimenti in tutta Italia. C'è un incremento rispetto ai 3.200 dell'anno scorso, ma guardate il trend, come si situa questo trend dal 2009 al 2013, in costante crescita, in costante sviluppo. E non è un problema localizzato, perché se guardate qua, vedete, ecco qua, la distribuzione di questi fallimenti per il 2013 vede la Lombardia col 23% del totale dei fallimenti, seguita dal Lazio il 10,5%, dal Veneto l'8,5%, l'Emilia Romagna e la Campania. Quindi dimensioni veramente importanti, veramente frastornanti. Dimensioni, è un fenomeno questo che tocca oltretutto tutti i settori. Il settore più toccato da vicino è il settore dell'edilizia. Stiamo parlando di 450 circa fallimenti nel primo trimestre. Dal 2009 sono fallite quasi 6.000 imprese edili, ma poi abbiamo gli installatori sempre nel settore e così via. Quindi non c'è settore oggi che sia immune dal tema della crisi. Ecco qua, guardate, imprese del legno sono quelle in questa analisi in ABC forse meno toccate, però abbiamo l'industria del mobile e così via. Quindi se il territorio nel quale viviamo sono toccate in prima persona e soffrono. E non è detto che queste sono imprese che andavano male, sono imprese, anche grandi nomi, che hanno dichiarato fallimento molto tempo dopo. Ci sono delle analisi statistiche molto interessanti che vanno a vedere quali sono esposta i bilanci di queste imprese che hanno poi dichiarato fallimento, e si vede che con uno sguardo critico di questi bilanci c'erano tutti gli elementi per individuare due o tre anni prima che il trend era quello. Ma il sistema comunque ha retto, cioè queste sono le imprese che sono prese per sfinimento. Quando dicevo prima le persone sono sull'orlo di una crisi di nervi, di fatto qua ho preso un'indagine Telefono Amico 2011. Telefono Amico è un numero di telefono a livello nazionale, e qua di fatto le chiamate aumentano continuamente, il profilo vede al 170% sono persone che sono in crisi a livello economico, la fascia più toccata dai 35-54 anni. Di fatto sono quelli che non trovano quelle risposte che il sistema aveva dato fino ad allora, i lavoratori che si vedono tagliati fuori, ma l'imprenditore che non sa dove andare. Ma questo malessere personale, scusate, vede anche meno rabbia esposta, più inquietudine. Di fatto crescono le persone angosciate, piene di ansia. Non è un caso che l'utilizzo di antidepressivi sia cresciuto di oltre 4 volte in 10 anni. E in un paese come il nostro, dove andare dallo psicologo, dallo psichiatra è quasi un tabù, è aumentato il 10% l'ultimo anno il numero di persone che chiedono questo tipo di aiuto. E sono soprattutto, ancora una volta, gli over 40, lavoratori manuali e i disoccupati. Adesso il trend dei suicidi è lì da vedere, ma insomma con un fortissima correlazione. Questa è un'indagine dell'Istat
che correla e somma soprattutto nel quadro di destra suicidi effettivi con i suicidi tentati nel periodo della crisi e trova una correlazione diretta con la crisi economica. Ecco, però detto questo e tornando ai nostri imprenditori, cos'è che vediamo nelle imprese che entrano in crisi e cosa manca a queste imprese che si trovano oggi a dover presentare un piano di ristrutturazione? Secondo me quattro sono gli elementi fondamentali che andiamo a riscontrare e su cui fronte sono richieste per poter poi recuperare quella fiducia che viene a meno alla quale si faceva riferimento. Allora, come visione, io sono andato a ripescare questo libretto di Balducci che dice siate ragionevoli, chiedete l'impossibile. E Balducci distingue tra quello che è l'uomo edito e l'uomo nascosto. Cioè, qua gli imprenditori oggi tendono, e generalizzo, a duplicare ricette che sono state di successo anni fa. Faticano le nostre imprese a uscire dal replicare modelli che hanno funzionato, faticano i nostri imprenditori a trovare strade nuove. Di fatto questa capacità di trascendere la storia, di trovare, di innovare, non è oggi uno degli elementi che riscontriamo nelle nostre imprese. E in un momento, in un mondo dove le nostre imprese sono state colpite testa a testa dalla concorrenza cinese, dove il nostro sistema paese non è stato in grado di cambiare il mix della produzione industriale andando sull'innovazione, è chiaro che noi siamo più deboli rispetto ad altri. Secondo aspetto sul quale trovo spesso delle carenze è l'aspetto manageriale, cioè i nostri imprenditori che sono stati dei titani, che hanno svolto tutti i ruoli all'interno dell'azienda, di fatto fanno fatica oggi a rispondere sul fronte gestionale come si dovrebbe. Buona parte non ha un sistema di conti a posto, nel senso che l'imprenditore ha sempre detto che di avere in mano l'azienda, il foglietto, i flussi di cassa, però alla fine molti hanno trovato difficoltà nel condensare questo loro sapere in sistemi di controllo di gestione utili o in meccanismi di preallarme. Arrivano spesso senza fiato e non hanno previsto adeguatamente. Ecco, qua arriviamo al discorso della finanza. È interessante il fatto che si arriva alla crisi con posizioni spesso pesanti e se andiamo a vedere quando viene a interrompersi il circuito di fiducia dal sistema bancario di queste aziende, vediamo che arriva molto lungo, anche perché il nostro è stato un sistema che ha fornito o che ha accettato una serie di garanzie sugli immobili, garanzie sul patrimonio, privilegiando queste rispetto alla tematica del business plan che invece viene richiamata oggi come elemento portante di questo piano di sviluppo. E quindi anche questo rapporto con gli istituti di credito oggi viene meno e gli istituti di credito loro stessi hanno una serie di problemi infiniti. L'ultimo elemento che viene a mancare oggi è il tempo. I piani di risanamento sono andati lunghissimi, c'è questa tendenza a trascinare in là, anche perché l'imprenditore fa una fatica incredibile a passare ad assimilare il concetto che nel momento in cui si rivolge ad un piano di risanamento, di fatto si spossessa di quello che è il suo patrimonio. Allora, in questa logica, quali sono gli strumenti e i percorsi alternativi alla crisi? Da un lato abbiamo dei processi di risanamento stragiudiziale, che vuol dire c'è un piano che viene condiviso, si chiede la collaborazione a tutti quelli che sono coinvolti, ai fornitori, alle banche, c'è una autoregolamentazione degli accordi, ma questo è un sistema in bonis che comunque mette a rischio chi si interfaccia con l'azienda, perché questi interventi in bonis hanno l'azienda che comunque è infettiva e rischia di infettare quelli che danno anche sostegno all'impresa. Allora, in questo senso i sistemi formali che sono stati introdotti negli ultimi anni dal legislatore, l'articolo 67, l'articolo
182 bis o il concordato in bianco del quale parliamo questa sera sono meccanismi che in effetti proteggono e l'impresa e coloro che con l'impresa interagiscono in questi momenti difficili. Allora, andiamo a parlare del concordato in bianco, dove una sintesi efficace che ho trovato sulla stampa, buoni propositi, cattivi risultati. E qua c'è evidentemente da mettere un punto di domanda. Ecco, partiamo anche qua dai numeri e partiamo da quello che è il confronto tra i concordati del primo quadrimestre 2013 rispetto ai concordati del primo quadrimestre 2012. In Italia abbiamo un aumento del 60% con 657 concordati. Certo, non è un confronto omogeneo, perché in Italia i concordati sono scattati a 1000 a partire dal mese di settembre. L'11 settembre in Italia viene ricordato per il lancio della nuova legislazione in tema di concordato. Una legislazione che sicuramente, come adesso andiamo a vedere, è improntata ad un maggiore ad una maggiore comprensione per coloro che non vanno bene, e il tentativo è quello di far emergere la crisi anzitempo. E diciamo che il risultato è lì da vedere. Queste crisi sono emerse in toto. Vediamo come funziona. Allora, il riferimento legislativo è l'articolo 161 della legge fallimentare. Sono 5 commi dal 6 al 10. Allora, come vedete qui vi ho dettagliato quelle che sono le fasi della procedura. C'è un'apertura della procedura alla quale poi corrisponde un periodo di gestione pre-concordataria, poi un completamento dell'istanza e la votazione. Vuol dire che la grossa innovazione che c'è stata è stata consentire l'apertura della procedura di risanamento senza che l'imprenditore avesse pronto un piano. Allora, l'anno scorso, tanto per darvi un'idea, nella situazione precedente, l'anno scorso abbiamo seguito un'importante azienda edile, un gruppo edile nel Lecchese, un buco rilevantissimo, era pre-procedura. Allora, il tema era, abbiamo dovuto fare un piano, si è impiegato 7 mesi per fare il piano. In questi 7 mesi il patrimonio dell'impresa è stato aggredibile da parte dei creditori. Per renderlo aggredibile abbiamo dovuto creare un vincolo di destinazione su questi beni. Insomma, comportamenti molto arcaici e costosi per poter portare avanti una tutela di tutti i creditori mentre si lavorava per la procedura. Ecco, dall'11 settembre in avanti si può presentare la richiesta, la domanda di concordato in bianco senza avere un piano. Ti presento una domanda, questa era la forma originaria della legge, e si otteneva la protezione automatica dagli attacchi dei creditori. Il tribunale a quel punto dava un tempo variabile da 60 a 120 a 180 giorni e aveva la facoltà di nominare prima un commissario giudiziale, ma tendenzialmente diciamo che alcuni tribunali come il Tribunale di Monza richiedevano ogni mese un rendiconto della situazione dell'azienda. Il Tribunale di Milano, che è stato subissato da richieste, non chiedeva niente. Quindi di fatto si aspettavano i 2 mesi, i 3 mesi, i 4 mesi o i 6 mesi per arrivare poi alla procedura. Ecco, statistiche del Tribunale di Milano e del Tribunale di Monza, quelle di Monza sono certificate, quelle del Tribunale di Milano meno, dicono che mediamente arriva in fondo o sono arrivati in fondo alla procedura un'azienda su 5. Vuol dire che comunque per tutte le imprese il passaggio del concordato in bianco ha voluto dire tempo per far qualcosa. Per un'azienda su 5, un'azienda su 4, a seconda dei casi, questo tempo è stato dedicato a elaborare effettivamente il piano che è alla base. Ecco, attenzione, completato questo piano, il piano doveva essere attestato dall'attestatore. Ripeto, l'attestatore chi è? È un professionista scelto dall'azienda che deve essere totalmente autonomo rispetto all'azienda stessa
E questo attestatore, che solitamente è un commercialista o più commercialisti, ci rimettono del loro, nel senso, sono passibili, qualora attesti in un piano che non ha poi le basi per andare in porto, sono passibili di sanzioni sia civili che penali. Allora si ritrovano degli attestatori estremamente rigidi, altri più rotondi, più morbidi, ma in ogni caso l'intervento dell'attestatore sul questo caso dell'azienda che è in crisi è un intervento che ha l'obiettivo di mettere in chiaro le cose. Certo, però bisogna capire come nel frattempo è gestita l'azienda, perché solitamente cosa succede? Se l'azienda, ci sono due tipi di concordati, e il concordato in bianco purtroppo li include tutti, c'è il concordato liquidatorio e c'è il concordato in liquidità. Il legislatore purtroppo, e questa è una delle critiche che muove Confindustria a questa modalità di gestire dal punto di vista legislativo il concordato, il legislatore non distingue tra questi due casi, ma nei casi del concordato in continuità ci sono due ipotesi di fondo. O continua l'azienda stessa a funzionare, allora indipendentemente dal fatto che abbia un patrimonio netto negativo non deve andare necessariamente in liquidazione, ma sotto l'egida del tribunale l'azienda continua ad andare bene o a funzionare, diciamo, si isolano debiti e attività destinate poi al soddisfacimento dei debiti e si crea una un ramo che funziona bene e che va avanti. Allora, tendenzialmente il piano che questa azienda propone poi al tribunale e propone ai creditori è assicurare ai creditori che cosa? Che saranno soddisfatte le loro istanze. In quale misura? Ecco, ancora una volta, non sono posti vincoli alla percentuale dei creditori che deve essere soddisfatta. Tendenzialmente nei concordati che abbiamo visto sono soddisfatti al 100% i creditori privilegiati, quindi tendenzialmente i lavoratori, l'INPS, le imposte, naturalmente gli ipotecari, mentre per quanto riguarda i creditori chirografari, che sono tutti gli altri, questi possono essere soddisfatti o la proposta può andare da il 2% al 70% all'80%. Quello che è interessante è che una volta che viene completato il piano e viene presentato in tribunale, a questo punto inizia un altro giro. Il giudice nomina un commissario o un team di commissari per i casi più complessi e il team di commissari verifica se i numeri che hanno elaborato l'azienda sono corretti. Gli dedicano altri 2, 3, 4 mesi e a questo punto i commissari danno il loro parere sul piano presentato dall'azienda, si fa un'adunanza dei creditori e sono i creditori che si esprimono pollice su o pollice giù. Ecco, ma mi pare di capire, lei dà una visione in questo, fino a questo punto, insomma, positiva dello strumento, nel senso che è un'arma in più per evitare che la crisi vada avanti e che diventi irreversibile. Ma non offre il fatto proprio di avere la possibilità di dare un piano, anzi di chiedere il concordato e quindi il blocco dai creditori in bianco in assenza di un piano, non offre lo spazio a comportamenti opportunistici? Assolutamente sì. Ecco, andiamo a vedere quali sono gli abusi che sono stati individuati. Allora, sicuramente, ancora una volta, l'etica in questo campo sta nel come si utilizza la legge e come si usa o si abusa della legge. Il fatto di poter avere uno scudo, bisogna capire come uno utilizza lo scudo, per molti, lo dici, del ricorso al concordato è solamente un guadagnare tempo, a discapito degli altri. Ecco, l'altro aspetto, purtroppo, è che il tribunale che dovrebbe vigilare, dico, non sempre le risorse per vigilare, a monte c'è un numero di concordati in essere che a regime dovrebbe richiedere la presenza di 8 giudici, ce ne sono 5. Allora, tutto questo sistema poggia sulle gambe e sulla buona volontà di quelli che si adoperano. Diciamo ancora una volta, lo dicevo prima, questi obblighi informativi mensili sono interpretati in modo assolutamente variegato. E ancora una volta, poche volte in questa, giustamente in questo periodo di osservazione, è stato interrotto dal Tribunale il concordato 62 con la procedibilità del fallimento. Quindi di fatto poi si vede che quello che, allora, è difficile pensare che un'impresa che è andata male recuperi nell'arco di 6 mesi gli strumenti e le competenze che le servono per poter invertire la rotta. Quello che in un caso
interessante che abbiamo seguito, abbiamo visto che per fare il piano abbiamo dovuto sostituire l'imprenditore con un manager, quindi introducendo un amministratore delegato del ramo che ha funzionato, con il patema dell'imprenditore, col quale abbiamo dovuto litigare per 3 mesi per arrivare a questo. Quindi si è fatto quello che non si è riuscito. Poi cosa succede? Succede che in molti casi nell'attivo di queste aziende che vanno male c'è veramente poco, e quello che l'imprenditore vuole offrire è l'avviamento della sua azienda. Quindi l'idea è che costituiscono la società che fa una proposta prima di affitto e poi di acquisto dell'azienda secondo questa nuova struttura. Ecco, ma quale può essere in questi casi l'efficacia di questo intervento? I tribunali chiedono garanzie, i tribunali chiedono soldi, i tribunali chiedono, voi chiedete fiducia e l'imprenditore metta qualcosa. E raramente troviamo questo tipo di discorso. Allora, quali sono gli altri abusi? Quando a completamento dell'istanza e a completamento del giro del commissario si arriva alle votazioni, spesso sono stati denunciati abusi nella previsione di trattamenti favorevoli ad alcuni creditori rispetto ad altri, e ci sono i provvedimenti del Tribunale Giudice Fontana, dottore Fontana, che hanno stigmatizzato questi comportamenti. Ecco, il decreto della settimana scorsa ha modificato ulteriormente la situazione e l'ha modificata, come vedete, l'ha modificata andando a incidere in modo pesante sulle prime due fasi, è andato a incidere in modo pesante soprattutto su quelle fasi che inizialmente tendono a essere utilizzate in modo abusivo. Allora, ha ristretto ha ampliato le difficoltà collegate al prezzo. Non è più possibile presentare foglietti, ma occorre, ad esempio, esplicitare l'elenco nominativo dei creditori con i debiti, così che il tribunale possa almeno guardarli. Poi, nell'ambito del periodo preconcordatario, sono stati inseriti tutta una serie di elementi nuovi. Il giudice delegato ha la facoltà di nominare subito un commissario giudiziale. Fino adesso, fino ai 6 mesi di preconcordato, non c'era nessuno che coadiuvasse il giudice delegato. Il dialogo era solo con un giudice che ovviamente di aspetti economici si intende veramente poco. Primo aspetto. Secondo aspetto, occorre vigilare sul fatto che l'imprenditore non ponga in essere comportamenti fraudolenti. E quindi questa è una risposta diretta a queste convenute dalla base, dalla stessa Confindustria. Nel caso in cui sia stato nominato un commissario giudiziale, è essenziale e doveroso sentirne il parere. E il Tribunale deve chiarire quali sono gli obblighi mensili di rendicontazione. E riguardano due. Uno, la gestione finanziaria, e quindi deve dire come sta andando avanti e deve dire anche se sta creando ulteriore buco oppure no. E il secondo, bisogna monitorare come il creditore sta andando avanti per predisporre il piano. Quindi nuovo cambiamento delle regole. Vorrei tornare a Mordaci, perché mi veniva in mente adesso, guardando la complicazione normativa, ma di complicazioni normative noi ne abbiamo tantissime in Italia, che è uno dei temi denunciati da tempo dagli imprenditori quando chiedono semplificazione normativa. Da parte per esempio del Presidente Squinzi è considerata la riforma principale per cambiare e modernizzare il Paese. No, il dubbio che viene è che però molte di queste regole non siano altro che una sorta di risposta più o meno palese al fatto che poi, se fai delle regole troppo semplici, alla fine noi italiani ci infiliamo dentro qualcosa. Per esempio, quando c'erano la possibilità di inserire nei beni strumentali dell'azienda un po' di tutto, tutto diventava strumentale, insomma, anche l'automobile regalata al figlio. Le normative antimafia sono complicatissime, rendono praticamente impossibile per molte aziende lavorare, perché una volta che hanno istruito la pratica, visto che poi l'edilizia è fatta di N subappalti, basta che poi cambi una di queste imprese per rendere nullo
che devono verificare anche le prefetture, quindi deve ricominciare l'iter, o molto spesso l'azienda si ritiene l'azienda responsabile magari per un subfornitore del quarto livello che magari ha un consiglio. Ecco, allora non è anche questo un po' un problema? Cioè, il problema dell'Italia, le regole in realtà sì, sono troppe, ma sono legate al fatto che manca quel senso etico che invece magari altrove c'è e che rende meno opportunistici i comportamenti individuali? Naturalmente è un problema molto grave. Non so se sia un problema soltanto italiano, perché a giudicare dal livello di burocrazia che abbiamo a livello europeo, la sfiducia nei confronti, diciamo, delle procedure che a livello di Stati membri vengono attuati per aggirare le norme europee è altrettanto pesante. Però nel caso nostro italiano è endemico ed è storico, cioè radicato proprio nella storia, ma questo è il taglio del borbonico, cioè l'idea è quella che i sudditi cercano di fregarti, fine. E se tu sei il governante devi cercare di fare in modo che il suddito non ti freghi. Il comportamento sulla rilevazione dei redditi e sulla esazione delle tasse è emblematico. Ma anche perché siamo in paese con una delle più alte evasioni fiscali del mondo, per cui cioè, è evidente che la cosa ha un fondamento. Allora, mi pare che il punto sia che noi non abbiamo capito fino in fondo quanto appunto, sia un bene comune, che è la condizione per il bene particolare, l'affidabilità dei processi, l'affidabilità delle procedure e l'affidabilità degli attori coinvolti. Per cui da parte nostra di cittadini o imprenditori o persone che devono muoversi all'interno delle regole, si percepiscono le regole come vessatorie, e lo sono tante volte, fumose, complicate e spesso anche c'è il sospetto che siano artatamente complicate, in modo da favorire qualche non nota, no? O di cui sappiamo benissimo, che è quella che le regole ci sguazza benissimo. Perché sono talmente complicate che sono dirette proprio a quel gruppo lì, a quella, no? Che c'è sempre l'eccezione privata prevista proprio per quel gruppo lì. Allora, da questo non si esce. Cioè, il dramma è che noi non riusciamo a uscire da questa logica per cui la legge non è lo strumento di regolazione impersonale, imparziale della tutta. La legge è semplicemente il vincolo entro cui io cerco di portare a casa il massimo del mio interesse, cercando possibilmente di non contribuire in alcun modo a un buon funzionamento generale della cosa. Temo che la colpa sia da distribuire ugualmente ai regolatori e ai regolati, perché i regolatori si sono poi mostrati conniventi con quella logica, per cui sì, è vero, hanno per favorire certi gruppi imprenditoriali e favorirne altri, è poco da fare. Cioè, le vicende in regione che ricordavi prima, le vicende delle aziende sostenute dallo Stato per decenni, dei gruppi che all'interno di questo paese hanno potuto fiorire grazie a leggi a loro in qualche modo favorevole, e insomma, poi chi vuoi che si fidi di un governo o di una legislazione fatta da chi ha mostrato negli anni di aver gestito la politica economica nel paese in modo quantomeno bizzarro e di essere attiva di un sistema fondamentalmente corrotto? Mi pare che anche non se ne esca. Allora, per questo è paradossale, ma è disperato l'appello all'etica. Cioè, quando io, che faccio appunto di mestiere filosofale, sono ovviamente tentato di fare la predica, cosa che non è nelle mie corde. Quello che vedo è che l'appello all'etica per lo più è appunto o soltanto un auspicio, magari così, che si butta perché si deve fare, oppure l'appello di magari ci fosse un'etica, magari ci fosse un ethos comune. Ecco, quello che noi non abbiamo è l'ethos, cioè il costume, la costumanza, quello che fa sì che tu sai che la legge viene interpretata nel modo in cui deve essere interpretata, cioè nel modo in cui la legge è pensata per funzionare, e non la devi scrivere in modo tale da prevedere tutte le pessime interpretazioni che della legge si possono dare per farla funzionare male.
La legge sui concordati, mi pare, cioè qui il caso che ci ha spiegato l'amico Corno, è emblematico. Cioè non c'è legge che tenga, nemmeno Solone saprebbe scrivere una legge che non possa essere interpretata ad usum di qualcuno in malafede. Le leggi funzionano quando il tessuto sociale è tale per cui la legge, l'interpretazione corretta, è quella che viene fatta valere. E viene fatta valere non dai giudici, viene fatta valere da chi la legge la usa, da chi la legge la usa per agire, per fare l'azione che è prevista, appunto, per esempio per fare il concordato. Quando si sa che tutti i concordati sono fatti nella maniera corretta e prevista, si fanno così, perché diversamente non si fa. Ora, il diritto, questa è un'altra delle lezioni che ci viene anche dalla filosofia del diritto più recente, no? Per quanto il diritto sia una legge positiva, cioè qualcosa come legge positiva vuol dire qualcosa che viene positum, cioè che viene creato dall'uomo, non c'è più una tesi giusnaturalista per cui il diritto è scritto nella natura, questa cosa non ci crediamo più, no? E quindi se lo pone l'uomo, l'uomo pone ciò che vuole, ciò che determina essere legge. La legge dipende solo dal volere del legislatore. Ma non è che questo voglia dire che c'è un arbitrio, sia nella creazione delle leggi e nella sua interpretazione. Vuol dire che deve esserci una volontà comune, signori, la volonté générale di Rousseau, cioè all'incirca una cosa di questo tipo, c'è una volontà comune dietro alla legge. Se la volontà comune non c'è, non c'è la società, non è che non c'è la legge, non c'è proprio la società. Ecco, da questo punto di vista però c'è una differenza, mi pare fondamentale, rispetto ad altri paesi, sempre dal punto di vista, diciamo, della fiducia, di un bene comune, quindi funzionamento del mercato, funzionamento delle regole. Perché da noi, per esempio, io ricordo, questo già succedeva parecchi anni fa, ma è una cosa che ogni tanto mi viene in mente, credo fosse Del Turco, ministro delle finanze, ed era Pavarotti, evasore fiscale. Due degli esempi. No, ma mi è venuto in mente, non mi ricordo perché, l'altro giorno, quando stavo parlando con amici di questo tema, ecco, la stretta di mano tra Pavarotti e Pavarotti, condannato, accettò di risarcire, insomma, la parte o tutto quello che era contestato dal fisco italiano, e ci fu questa fotografia, questa stretta di mano tra il ministro allora delle finanze, perché era diviso, credo, il ministero, Ottaviano Del Turco e l'evasore fiscale. Oggi noi abbiamo per esempio il caso di Dolce Gabbana, che sono accusati di un'evasione, credo, di 1 miliardo e rotti, e anche lì c'è una sorta di, però, come dire, sentimento quasi di simpatia nei loro confronti, per cui mai, insomma, tutto sommato, forse non saranno stati così colpevoli. Parlando con alcuni presidenti di categoria, mi riferisco in particolare alla nautica e alla gioielleria, mi denunciava quello della gioielleria il problema della soglia oltre la quale scatta per un acquisto di un gioiello in Italia la segnalazione del codice fiscale, cioè oggi credo sia ancora così, oltre mi pare 3.000 euro ti prendono il codice fiscale in gioielleria. E il presidente dell'associazione mi ha detto questo fatto, cioè che molti italiani vanno a comprare gioielli in Svizzera. Perché? Perché lì non si fa. Allora io appunto ribattevo, dicevo, ma guarda, nella remota circostanza che io mai regali a mia moglie un gioiello da 3.600 euro oltre questa cifra, però che problema c'è? No? Che problema c'è? Vado e do il mio codice fiscale. Se devo ormeggiare il mio yacht che non ho in un porto, e che problema c'è? Eppure questo sta accadendo in Italia, cioè c'è un problema, diciamo, di categoria addirittura, per cui non dico che l'evasione fiscale sia tollerata, però insomma è parte di un sistema per cui noi funzioniamo così. Quindi la nautica si penalizza se la finanza va a fare i blitz d'estate, la gioielleria viene penalizzata perché mettiamo delle regole per tracciare i pagamenti. Quindi ecco la domanda, adesso la domanda è un po', non c'è neanche una domanda, ma erano una serie di osservazioni. No, nel senso, mi pare che noi abbiamo, come dire, un approccio un po' diverso rispetto a quello che accade altrove. Nei paesi anglosassoni un ministro che copia una tesi di laurea, un pezzo di tesi di laurea, si dimette. Da noi non succede questo, perché? Non sono solo i paesi anglosassoni, penso alla Germania, i paesi scandinavi, la Francia. Germania, sì. Ecco. Non saprei a cosa imputare, non voglio fare l'antropologo di scarto, se qualcuno dice no, ma sono i paesi a cultura cattolica. Io non ho mai capito cosa voglia dire questa accusa. Perché è come se i paesi protestanti avessero un'etica
più, certo, forse più affine al capitalismo, ma in che senso, appunto? Non nel senso in cui diceva Weber, perché Weber poi in realtà pensava all'etica del capitalismo come quella che ha il premio nel profitto, e lì allora si giustifica l'investimento. Però, diciamo, ho l'impressione che qui il retaggio sia più quello dello scollamento fra governo e società civile. Cioè, questo è il male del nostro paese, che non ha niente a che fare con cultura religiosa, cultura mediterranea, altre cose di questo tipo. Ha a che fare con la percezione che lo Stato Italia sia un agente che non è l'orgoglio e l'espressione dei singoli cittadini, è il controllore delle loro malefatte. E purtroppo lo Stato stesso si dice così, cioè è questo il dramma, cioè che lo Stato italiano, questa idea di sé, che appunto forse deriva addirittura dal modo in cui è stata costituita l'Unità d'Italia, no? Sappiamo con quale mentalità, diciamolo, sono andati i piemontesi Savoia a unire l'Italia, no? Ecco, perché, dove tra l'altro nel regno borbonico c'era di nuovo questo tipo di idea, appunto, i sudditi sono sudditi. Insomma, qui bisognerebbe davvero ricostruire un po' cosa c'è dietro dal punto di vista della morale sociale nel nostro cosiddetto risorgimento. Nelle nostre celebrazioni di 150 anni Unità d'Italia ne abbiamo dette tante, ma non l'abbiamo detta tutta, però, secondo me. Non abbiamo detto che questo famoso risorgimento è stata espressione di una piccola elite e che non abbiamo veramente costruito il nostro paese. È stato più un datore, costruito a posteriori, altro. Si è intrecciato poi nel Novecento con un altro mito fondatore che era quello appunto della resistenza, che aveva le sue ragioni. Allora qui l'identità della nazione Italia è palese ed è manifesta nel fatto che di nuovo le regole che cerchiamo di darci sono regole che immancabilmente si propongono incontenibile voglia di non essere, di essere solo individui, di essere meglio, peggio, essere solo delle piccole comunità, delle piccole consorterie, delle piccole famiglie. O al massimo una macro regione. O al massimo una... No, non sulla macro regione, voleva intervenire anche Corno. No, ecco, mi chiedo, visto che siamo in casa Confindustria, però se prendiamo, io sono d'accordo che lo Stato è lontano, però casi come l'autodisciplina pubblicitaria mostrano che alcuni ambiti sono efficacemente regolamentati luoghi più vicino o nelle stesse arene dove succedono le cose da regolamentare, no? Allora, in questo senso anche questi comportamenti poco etici o opportunistici sono o possono essere oggetto di analisi o di indirizzo con delle azioni di pressione più efficaci, no? Senza rimandare allo Stato questo intervento a volte sicuramente così lontano. Poi, seconda osservazione, diceva giustamente il nostro coordinatore, se andiamo a vedere, ritornando con Corrado in bianco, questo sviluppo legislativo, vediamo che è uno sviluppo che viene da un approccio di regolamentazione estrema, poi arriva ad un approccio di grande liberismo, che è in linea con queste incitazioni a livello Unione Europea di fresh start, no? Dove tutto deve, è bene che rinizi da capo. Però quello che è successo, quello che sta succedendo, è che sembra che il legislatore si accorga che cioè, non siamo abbastanza maturi per realizzare o per operare in modo così libero e responsabile. E allora adesso, ad esempio, se vedete, dopo il decreto del fare è uscito un articolo del Presidente del Tribunale di Milano, terribile, la manna sul fallimentarista, che invoca un ritorno pesante del Tribunale, senza testatore, con il commissario, cioè il potere dovrebbe ritornare in mano alla legge, tendenzialmente. Allora, il tema vero è se siete maturi oppure no per uscire o per gestire con una responsabilità diffusa processi, secondo me.
Se posso, guarda, questo è il problema dei problemi, perché su tutti i settori funziona così. Nell'università noi stiamo sperimentando, lo sai anche tu, la più grande massa di provvedimenti e procedure di autovalutazione, autocertificazione. Siamo entrati anche noi in questo terribile mulino di tutti questi meccanismi e organi di valutazione della qualità, valutazione della ricerca, valutazione della didattica, che hanno ovviamente un senso, perché l'università si è abituata per troppo tempo a non essere valutata proprio per niente. E non c'era la valutazione dei pari. Ecco, ma perché? Questo è il punto, perché qui è un punto di osservazione che io ho ben presente. Se tu vai in un paese a cultura universitaria avanzata, e ripeto, non sono solo i paesi anglosassoni, ma anche in Francia, in Germania, oltre che in Inghilterra, insomma, la qualità della tua ricerca è veramente il punto cruciale con cui sta o cade la tua candidatura, il passaggio al concorso, la direzione di un dipartimento, la direzione di una facoltà. Da noi non è successo, abbiamo visto in cattedra di tutto e di più, cioè, ed è l'impossibile. Allora, ovvio che a questo punto qualcuno deve prendersi la responsabilità e dire no, così non va. Non siete in grado, non avete una morale interna al gruppo tale da fare funzionare il rispetto di voi stessi, perché quello è, cioè, la cosa con cui io concludevo un pochino l'intervento che ho scritto era appunto, è il rispetto di se stessi come attori di una azione sacrosantamente buona, che sia insegnare, che sia intraprendere, che sia produrre. Per difendere questo io non faccio le malefatte che mi potrebbero dare un vantaggio soltanto marginale, cioè un vantaggio soltanto sui concorrenti, facendo crollare il sistema. Invece noi, appunto, il problema è che invece il sistema è qualcosa che appunto è un sistema. Questo forse c'è anche una responsabilità di una certa cultura popolare che popolarizzava un certo Marx. Il sistema è nemico, no? Le sovrastrutture, il sistema capitalista, lo abbattiamo così aggirando. Tutte falsità, in realtà il sistema che funziona, cioè il mercato, è un sistema da sostenere, ma da sostenere non con le leggi vessatorie, ma paradossalmente con la libertà dell'intrapresa, che è una libertà responsabile, cioè l'autonomia che muove dal rispetto di se stessi. Cioè io devo potermi alzare la mattina e dire io sono un buon imprenditore, ma non perché faccio la beneficenza, ma perché faccio bene il mio mestiere, cioè faccio quell'impresa che alimenta un mercato competitivo, sano, senza sconti, ma che non fa lo sgambetto. Cioè, poi mi taccio, però c'è una frase di Adam Smith che questo lo dice e lo aveva capito con assoluta chiarezza. Nella gara per la ricchezza, scriveva Adam Smith, nella teoria dei sentimenti morali, e qui è l'errore che gli economisti hanno dimenticato di leggere la teoria dei sentimenti morali e hanno letto solo la ricchezza delle nazioni, nella gara per la ricchezza gli onori e le promozioni, per ricchezza, onori e promozioni, l'individuo può correre più forte che può tendere al massimo ogni nervo e ogni muscolo per superare i suoi avversari. Ma se dovesse fare uno sgambetto o atterrare uno di loro, l'indulgenza degli spettatori verrebbe meno. Sarebbe una violazione della competizione leale. Questo è un valore interno, cioè è il corridore che non vuole fare lo sgambetto. È questa l'idea. E lo stesso come cittadini. È il cittadino che non vuole che ci sia l'evasione fiscale, semplicemente perché vuole che lo Stato funzioni bene, le scuole funzionino bene, le strade funzionino bene, eccetera, eccetera, eccetera. Questo rapporto Stato-cittadino è rotto da sempre, in Italia non si è mai costruito e io non ho la minima idea di come si faccia a ricostruirlo, certo non con un incremento della vessazione. Ecco, visto che parliamo di etica ed economia, io volevo sentire corno su questo, capire se esiste una correlazione diretta, a suo avviso, tra la mancanza di etica, insomma, la crescita dei comportamenti opportunistici e la crisi economica. Cioè è più difficile essere etici e comportarsi in maniera corretta quando la crisi aumenta. Diciamo che quando la crisi aumenta e ci sono tante difficoltà, calano le barriere a volte e uno osa di più.
E lo propongo dal punto di vista del consulente, no? Che ha a che fare con l'imprenditore che va male. L'imprenditore che fa male è una persona che difficilmente ascolta. Perché? Perché dico, alla fine cerca di, almeno la tentazione è quella di autoilludersi e di dire che non è così. E allora spesso capita che le scorciatoie sono ammesse e spesso capita che alla fine, anche quando messi di fronte al fatto che i loro comportamenti tendono ad aumentare il buco, e quindi vuol dire che aumentano i debiti nei confronti della gente, vuol dire che vanno a danneggiare altri, ecco, lì quella è un orecchio molto sordo, perché alla fine forse anche illuso al fatto ma io risorgerò, tra virgolette, il mito della Fenice, anzi non muoio nemmeno, riesco a, adesso, quindi la risposta è sì, la risposta è sì, secondo me anche per una difficoltà umana, perché l'imprenditore in crisi è un uomo profondamente che non sa guardarsi allo specchio, allora e le tenta tutte. Ora, non so se sia in questo senso colpevolizzabile o meno, però è un dato di fatto che, ad esempio, un altro degli aspetti importanti del famoso concordato ha a che vedere per l'appunto con la riduzione delle sanzioni penali. Perché quando il commissario nel concordato deve proporre ai creditori il confronto tra il concordato e il, alla fine sono due gli aspetti. Uno dice il livello di percentuale per i creditori che orga affari. L'altro, quando mette a confronto anche cosa potrebbe succedere nel fallimento. Il fallimento mette sul tavolo le revocatorie, mette sul tavolo le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori. Allora, purtroppo, ecco, questo discorso delle azioni di responsabilità nascono e sono collegate direttamente al come si è gestito, quanto tardi si è intervenuti. Ecco che questo è un ulteriore stimolo a ricorrere anche in modo non appropriato al concordato. Perché alla fine poi il commissario stesso cosa può fare? Mette sul tavolo, l'abbiamo visto n volte, una sorta di compensazione e dice guarda, nell'ambito del sanare tutto, tu come ex amministratore o voi come ex amministratori, che cosa mettete sul tavolo a livello di compensazione per quello che non avete fatto? Allora, diciamo che la crisi, per rispondere alla domanda, sicuramente allenta dei vincoli e dà degli alibi aggiuntivi. Ancora una volta, lo strumento che è stato proposto è uno strumento che dovrebbe invece arginare il tutto e riportarlo su binari più accettabili per la società. Ma l'utilizzo non responsabile dello strumento porta invece questo. Allora, prima di aprire la sessione di domande da parte vostra, io ho un'ultima domanda per Mordacci, che credo sia un po' il motivo per cui Confindustria l'ha invitata qui, perché ho letto su un suo tweet recente uscire dalla crisi globale grazie alla filosofia. Allora, l'ascoltiamo con attenzione. Sì, questo era un titolo che rilanciava il fatto che tra due giorni noi premieremo dei ragazzi di liceo che hanno fatto i migliori elaborati. Per rispondere a questo titolo, a questa domanda, se la filosofia può, e se sì, in che modo, aiutare il mondo a uscire dalla crisi globale? Ci sono arrivati molti elaborati di molti ragazzi dai licei che dicevano molte cose. Una delle cose che ricorreva in questi elaborati era, più che risolvere i problemi, la filosofia o le scienze umane, in realtà sono quell'elemento che è mancato a sostenere appunto un sistema mondo, un sistema globale che si è disumanizzato. La percezione dei ragazzi è che la cultura umanistica non risolve i problemi, ma rende vivibile il mondo umano, il mondo che è un mondo di competizione economicamente comprovato, un mondo in crisi, un mondo che ha grossissime difficoltà le proprie dinamiche.
il più preoccupante delle quali è la guerra con l'ambiente. E la preoccupazione principale degli studenti, molto spesso la crisi globale per loro, era la crisi del rapporto, la perdita di futuro per la terra. Questa è una delle sue delle preoccupazioni che ricordiamo più spesso. Insomma, per rispondere a questa domanda, faccio quello che avrei voluto fare comunque in conclusione. Forse un modo per essere meno pessimisti delle analisi che possiamo fare qui, purtroppo tragicamente oscure, cioè buie, in termini di prognosi è alzare lo sguardo. Cioè quello che serve perché anche l'economia funzioni, ma soprattutto perché si riallaccino questi circuiti di fiducia e prudenza, è avere un progetto. Stavo per dire un sogno, ma poi la parola sogno è pericolosa. È un progetto, cioè l'idea di una nuova forma economica e politica vivibile per umani quali siamo nel XXI secolo. È evidente che il capitalismo è una forma di uno sfruttamento estremo, senza remore, delle risorse, del mercato nel suo funzionamento più brutale e delle dinamiche più distruttive che questo porta con sé, è qualcosa che è morto, è moribondo e in Occidente è praticamente morto. Vivrà probabilmente esplodendo con dinamiche che stanno già mostrando le loro crepe nei paesi emergenti, India e Cina in primo luogo. Oggi sappiamo che le borse sono crollate perché la Cina ha rallentato le proprie previsioni, comincia a mostrare qualche problema, ma è evidente che non è quello il modello di sviluppo. Un inurbamento di contadini a milioni in metropoli assolutamente invivibili. È evidente che non è quello il modello di sviluppo, che però loro legittimamente stanno perseguendo. Allora, la capacità di creare un modello di sviluppo sostenibile è la vera partita. Ormai parliamo da troppo tempo di questi temi perché pensiamo che siano ancora nuovi e interessanti. Ma è lì la faccenda, perché purtroppo o noi definiamo, e credo che sia l'Occidente a doverlo definire, l'Europa, che in questo è molto più avanti degli Stati Uniti, a elaborare e far funzionare un modello di crescita sostenibile, che è il motore motivante. Quello che manca appunto anche al nostro paese, e al nostro paese più degli altri, è una motivazione comune che ci fa guardare avanti, perché le campagne politiche le vincono sempre quelli che hanno gli slogan che guardano in avanti, hope per dirne uno, no? O yes we can per dire un altro, perché l'idea questa è la politica che muove l'economia ed è un ideale morale, cioè l'ideale per cui siamo i portatori di un progetto umano vivibile che non è più la crescita indefinita, questo è chiaro, questo è solamente chiaro. Ma non vuol dire la crescita felice, adesso no, apriamo tutto un altro, l'alternativa alla crescita esponenziale senza remore, senza paletti, che poi è un'autodistruzione, non può essere la crescita felice, per la semplice ragione che la crescita non piace a nessuno, non è un ideale la crescita, può al massimo essere l'idea di uno sviluppo sostenibile che però è in parte già scritta. Guardate, in Germania hanno fatto delle cose con le politiche sull'economia verde, no? L'economia dell'energia pulita, strabilianti, che appunto si basa per tre quarti su tipi di energia che noi abbiamo a iosa, vento, sole, acqua, no? Allora, che l'Italia non abbia una politica sulle energie rinnovabili è una cosa incomprensibile all'universo. No, ce l'abbiamo la politica, solo che è sbagliata, nel senso che noi abbiamo investito. Forse è meglio non averla. paghiamo l'energia più di prima, abbiamo 12 miliardi all'anno, di oneri in bolletta che pagano cittadini e imprese. Alcuni imprenditori, alcune centinaia di imprenditori si sono arricchiti con i conti energia sviluppati nel corso degli anni. E quindi, insomma. Il messaggio è questo, cioè, penso che sia chiaro per tutti, cioè l'unica cosa che ci può tirare fuori è la capacità di formulare un progetto che è economico e politico che non sarà di una mente sola. Non c'è nessun salvatore, ci deve essere una cultura, e ripeto, secondo me è l'Europa che la può partorire, che genera un nuovo modello di sviluppo. E dobbiamo collaborare tutti a questo. Gli italiani non sono secondi a nessuno in questo genere di creatività, anche politica e culturale, insomma, dove l'elemento umanistico appunto dovrebbe essere quello che fa la differenza, ma
se non ci si parla, se l'Europa non è un'Europa culturale prima che economica, non andremo da nessuna parte. Bene, apriamo lo spazio per le vostre domande, dubbi o anche interventi che non abbiano necessariamente una domanda. Prego, da questa parte di qua. Proprio sull'ultimo intervento del moderatore che invitava il professor Mordaci ad esprimersi sulla possibilità della filosofia di salvare il mondo, insomma, no? Ieri sera, verso mezzanotte, mentre stavo preparando alcune domande di latino per i miei studenti per la terza prova di oggi, avevo acceso il televisore e intorno a mezzanotte e mezzo, c'era una trasmissione in cui interveniva un notissimo cantante che io non apprezzo affatto, perché lo considero un cattivo maestro, ed è Vasco Rossi. A un certo punto però Vasco Rossi ha detto: io ho studiato alla ragioneria e mi hanno per 5 anni tenuto impegnato nello studio della partita doppia, ma perché non mi hanno insegnato Socrate? Socrate? Mi ha molto sorpreso questa cosa, da parte di quello che considero un cattivo maestro, dicevo, per vari motivi che adesso non spiego. Che era un po' quello che sostanzialmente mi pare si dicesse prima. Io ho una visione piuttosto pessimistica da questo punto di vista. Non credo che la filosofia possa salvare nessuno e non credo nemmeno che se negli istituti di ragioneria si insegnasse Socrate avremmo una generazione migliore sostanzialmente. Credo che l'Europa, mi spiace di non concordare con quanto diceva il professor Mordaci, vada verso un inevitabile declino, perché un po' forse i cicli storici sono di questo tipo, insomma. Non è scritto da nessuna parte che l'Europa debba essere sempre al centro del mondo come l'è stata negli ultimi 2.000-2.500 anni. Ma per tornare poi alla questione centrale, quando si diceva questa idea del bene comune, eccetera, eccetera, per tornare poi a casa nostra, nella micro realtà italiana, senza fare questi discorsi particolarmente elaborati, eccetera, ma io mi chiedo, noi continuiamo a dirci c'è una sorta di insoddisfazione per la classe politica, c'è una stanchezza nei confronti, eccetera, ma io credo che fondamentalmente, lo si diceva prima, no? In Italia la situazione sia questa perché tutti siamo un po' evasori, perché tutti siamo un po' corrotti, cioè sostanzialmente adesso non regge più probabilmente perché la situazione è diventata così critica, ma sostanzialmente in diversa misura a noi va bene quel sistema. Io non sono affatto convinto che ci sia questa perché noi poi, ripeto, assistiamo a che cosa? Assistiamo al fatto che gli evasori sono tutti gli altri, noi non lo siamo. La colpa è la società da chi è costituita. Cioè noi abbiamo sempre, comunque, un responsabile che è al di fuori di noi. Io credo che sia invece proprio, lo si diceva un po' prima, io non so adesso individuare le cause se stanno nel risorgimento così male assortito e via di seguito, no? Ma che stia fondamentalmente un po' in una modalità di vita che si è talmente radicata nel nostro paese, per cui io non vedo molte vie di uscita, perché laddove, io ricordo molti anni fa, in Giappone, il Giappone era uno stato in cui ogni 15 giorni si metteva il primo ministro, perché era coinvolto in uno scandalo. Qual è la differenza sostanziale? Che quando il primo ministro si dimetteva aveva finito la sua carriera politica. In Italia invece c'è un continuo riciclo. Ma perché avviene? Ma perché a noi va bene così sostanzialmente. Grazie. Altri interventi, domande? Brevi, così abbiamo spazio per più persone. Grazie. Sì, buonasera. Io concordo sul fatto che la filosofia ci può aiutare e forse anche salvare. È chiaro che cosa filosofizziamo. Allora, propongo questo per dire come via d'uscita.
perché parlare di salvarci a livello globale, a livello europeo, probabilmente vuol dire non muoversi, insomma. Cerchiamo di vedere cosa può fare il singolo, e tanti singoli fanno una comunità, cioè il discorso del localismo, cioè che non è quello della macro regione, per intenderci. Cioè, voglio dire, cose sono affrontate a livello di piccole comunità, e le piccole comunità partono dagli individui, si possono ottenere risultati. Cioè, voglio dire, è inutile puntare, ad esempio, per lo sviluppo sulle grandi opere, sulle grandi opere dove i benefici vanno a pochissime persone, dove i danni sono enormi, e non invece puntare sulle piccole, io voglio dire ad esempio le piccole ristrutturazioni delle case, delle abitazioni, tutte a fondo energetico, che fanno bene l'ambiente, che mi fa piacere che questa ricerca che ha illustrato il professore prima, i giovani vogliono questo per il proprio futuro. Quindi niente grandi opere, piccoli interventi. Centrali, enormi centrali o elettriche o idroelettriche, o anche quelle solari, anche quelle eoliche. No a quelle, piccole centrali, ognuno sul proprio tetto. Questo serve anche a fare comunità, serve anche il discorso di fiducia. Niente grande distribuzione organizzata, ma il chilometro zero. Chilometro zero vuol dire non solamente risparmio energetico, comprare il prodotto dal produttore locale, ma andare, conoscerlo, vederlo, parlarci assieme, darsi fiducia. I gruppi d'acquisto solidale, e la S è importante, non è un gruppo d'acquisto, il gruppo d'acquisto solidale vuol dire che si instaura un meccanismo solidale tra produttore e utilizzatore. Quindi, se tanti, e c'è un'altra Italia, solo che non ce la fanno vedere, l'altra Italia che si muove in questa direzione è nei milioni di piccole associazioni, gruppi. E l'esempio del referendum per l'acqua pubblica, tra l'altro, e contro il nucleare, l'ha dimostrato, insomma, che i piccoli si sono mossi tantissimo e sono riusciti a fare un valore enorme. Per cui, a mio avviso, e finisco, scusi, una battuta solamente, è questo qui il futuro, sarà questo, del localismo, del piccolo. Poi, un inciso, di crescita felice, piacerebbe che l'Unione Industriale organizzasse un convegno su questo, perché c'è una grande confusione. De crescita non si deve confondere con recessione. La recessione è una cosa, e uno la subisce. La decrescita uno la sceglie. Uno decide di stare a dieta, mangia poco e sta meglio. Se uno invece non ha roba da mangiare, è in recessione e la patisce. C'è la bella differenza. Grazie. Certo, in effetti. Ecco, volevo coinvolgere Cordon su questo, perché questa in effetti è una visione che torna in maniera ricorrente in Italia, cioè questo ritorno al localismo che da un certo punto, diciamo c'è una parte virtuosa che è quello del ritrovare i valori legati al territorio, dove poi anche la società si controlla e si governa meglio. La parte negativa che vedo io è che questo ci ha portato ad avere 104 province, 50 aeroporti, 27 università, di cui soltanto 5 di portata, diciamo, internazionale. Cioè, dividere e parcellizzare porta poi ad avere non avere soldi per far tutto bene, senza avere poli di eccellenza che invece servono. Penso ad esempio per le università, al Politecnico di Milano e al Politecnico di Torino, che se fossero divise in mille rivoli forse non avrebbero quella capacità di attrazione anche da studenti esteri che oggi hanno. Lei cosa dice? Ah, concordo pienamente. Certo, quello che dice lei è bello, interessante. Se ci fosse la possibilità, ad esempio per i giovani, di poter seguire questa rotta, però a un giovane che oggi finisce l'università, oggi cosa può offrire il localismo? Cioè, io da 8 anni porto i miei ragazzi nei paesi BRIC, ma non tanto perché sono esempi di virtù, cioè prima in India, in Russia, in Cina, in Brasile, ma perché serve a loro capire cosa vuol dire la differenza, cosa vuol dire confrontarsi con persone con diverse traiettorie di vita, con diverse aspettative, cosa vuol dire il valore dello studio. Quindi, insomma, sul localismo stretto non è che siamo molto d'accordo. Trovo che sia un valore, ma non applicabile. Trovo che, concordo con il nostro mondo, un domani sarà da crescita continua, neanche da decrescita, ma crescita sostenibile. Forse vorremmo ristabilire anche dei valori diversi, però è un discorso molto, molto ampio. No, e sicuramente mi colpiva del discorso, mi veniva in mente adesso sui dati sui consumi, ultimamente sta scendendo tutto in Italia in questo momento, ma veramente tutto, ma i farmaci.
Allora, se scende l'acquisto dei farmaci, tra l'altro del 5%, beh, questo significa che forse noi ne compriamo troppi. Cioè, voglio dire, c'è anche un aspetto culturale effettivamente nel nostro modello di consumo, che forse la crisi rimette in discussione, perché sicuramente al salvavita io non rinuncio, magari alle 27 scatole aggiuntive da tenermi lì perché non si sa mai, forse sì, quindi ecco, sta succedendo anche questo. Altri interventi, altre domande? Prego. E da quando è iniziata la crisi? Adesso se ne parla un po' meno, ma che dire sulla responsabilità delle grosse società finanziarie che hanno mal gestito, e qui entra in gioco proprio la morale a pieno titolo, risparmi, investimenti, cioè hanno indirizzato verso investimenti che poi si sono dimostrati purtroppo delle boutade proprio in maniera tale che i soldi sono andati persi. Cioè, secondo me il problema della morale si interseca fortemente proprio con quello della responsabilità che hanno avuto grosse società finanziarie che purtroppo per guadagnare hanno mal investito i risparmi di piccoli, grandi e medi, e non se ne parla più. Io dico, non c'è stato neanche un intervento serio dello Stato, mi è da dire, proprio parlando da uomo della strada, punitivo nei confronti di questi personaggi, di questi, cioè la responsabilità più che altro dei grandi capitani dell'alta finanza, non di certo dei capitani d'industria, perché le risorse ci sono, ma purtroppo sono stati risparmi che sono stati dispersi, sono andati in fumo a causa di cattiva gestione del risparmio da parte di gente di nessuna morale, che non ha avuto scrupoli. E qui il discorso, secondo me, dovrebbe essere toccato. Sì, anche se per la verità questa crisi, la prima crisi del 2009, è stata innescata effettivamente dagli Stati Uniti, da questa cattiva gestione finanziaria che poi si è propagata, che lei citava. Esatto, è partita da lì e si è propagata in tutto il mondo. Questa seconda crisi per la verità è diversa, quindi qui, se vogliamo, siamo partiti dalla crisi del debito in Europa. Oggi c'è una crisi di domanda, cioè oggi le aziende non hanno ordini, poi il mercato interno italiano è collassato anche per altri motivi, per una stretta fiscale, però se vogliamo stretta fiscale che è stata legata ancora una volta alla necessità di tagliare il nostro deficit in maniera più alta di quello che si pensava di fare, dove tra l'altro, ecco, il problema del debito, voi citava il professor Mordacci l'Europa come motore per ripartire. L'Europa forse deve rimettere in discussione però il proprio modello sociale, perché la crisi di debito che c'è negli Stati Uniti, c'è in Giappone e c'è anche in Europa, è che per tutti i paesi occidentali, comunque la dicano gli economisti, io la brutalizzo un po' perché io non l'ho mai capita bene questa storia, cioè secondo me una famiglia che spende più di quello che guadagna alla fine chiude, e uno Stato che spende più di quello che guadagna alla fine chiude. Poi ci possono essere diversi livelli, possiamo mettere l'asticella e alzarla un po' e inventare degli strumenti, fare dei mega bond europei per rimandare e buttare un po' la palla in calcio d'angolo, ma insomma alla fine forse noi stiamo avendo una serie di servizi e un livello di benessere, senza tornare alla decrescita felice, ma il concetto è: possiamo permetterci tutto quello che abbiamo oggi o no? In passato forse sì, ma oggi non lo so, perché noi stiamo inventando dei meccanismi che però non fanno altro che rimandare su basi diverse in Europa la questione. Quindi forse è il modello europeo che va rimesso, il modello del welfare. Monti aveva rotto questo tabù qualche mese fa, poi una fase, diciamo, idilliaca del governo Monti. Beh, Monti però qualche mese fa disse: forse la sanità è ora che cominciamo a pagarcela in Italia, ed è stato sommerso da fischi e improperi, ma secondo me finiremo lì. No, io a questo non so rispondere, nel senso che non voglio entrare in una discussione che sarebbe superiore alle mie forze, cioè su quanto il modello europeo del welfare, che ha una lunga storia e è anche quello che ci ha garantito sanità pubblica, scuole pubbliche, un certo tipo di fondo solidale a livello pubblico, perché poi all'interno di questo schema chiunque possa intraprendere. Non dimentichiamo che il modello americano è quello dove invece non hai tutele di alcun tipo, dove la sanità fino all'altro ieri la pagavi tutta,
tranne Medicare e Medicaid, dove veramente la percezione, se poi qualcuno ha vissuto anche qualche tempo là, la percezione era veramente che tu sei nel pericolo più totale di trovarti nello sprofondo più assoluto da un momento all'altro per un piccolo incidente di percorso. È quello che questo modello costa, e costa probabilmente troppo, e quindi non ce lo possiamo permettere in questa forma. È molto tempo che dobbiamo rimetterlo in funzione. Il problema è che in Italia non abbiamo nemmeno queste tutele, nel senso che il modello è quello del welfare all'europea, ci costa tantissimo ma ci dà servizi scadenti. Quindi, in che regione stiamo? No, infatti in Lombardia va anche abbastanza bene. Però volevo dire una cosa alla persona che è intervenuta riparlando del localismo. Sì, adesso forse l'idea del localismo come tale è ambigua, perché in Italia quello che abbiamo avuto è un localismo foraggiato dallo Stato per molti aspetti, mentre quello che lei enunciava è qualcosa che invece è senz'altro nelle corde di una cultura di economia solidale, che esiste, che è diffusissima nel nostro paese e non solo nel nostro paese, che è un modello che in molte comunità è praticato a livello di piccole comunità e che funziona, e che alcuni sostengono in realtà il modello, quello di produzione in loco sia delle risorse sia dei beni e di piccola circolazione, che è il modello vincente per il futuro. Io lo inviterei in questo senso, se non lo ha già fatto, ma magari lo ha già fatto, a leggere l'ultimo libro di Jeremy Rifkin, che si chiama La terza rivoluzione industriale. È un libro molto interessante, in cui questa tesi il fatto che le nuove tecnologie ci mettono di produrre l'energia a livello locale, tutta l'energia che ci serve e anche quella di più che non ci serve, che possiamo immettere nel circolo, che possiamo produrre, servono a stretto giro senza fare larghi giri su pala globale e planetaria, e che persino la comunicazione e soprattutto il trasporto, il trasferimento in questo senso non ha bisogno di questo spreco pazzesco di technology transfer e di emissione di gas serra e tutto quanto, perché in realtà ci sono tutte le tecnologie ad oggi per compiere il salto. Ecco, allora io non sono in grado di dire se Gianfranco abbia ragione. Gianfranco ha una lunga storia, in 25 anni un paio le ha azzeccate, ma le altre le ha sbagliate tutte. Ma se questa l'avesse azzeccata, io sarei contento, nel senso che abbiamo bisogno di una speranza, abbiamo bisogno di vedere, di perseguire un modello praticabile. E allora chi meglio di chi fa impresa sa quali sono le condizioni reali in cui un'azienda può fiorire? È da lì che mi aspetto qualcosa, e non certo dalla politica. Grazie. Allora, 22:28, voi ci avete ascoltati fino a quest'ora e noi abbiamo finito in tempo, quindi tavola rotonda assolutamente etica sotto tutti i punti di vista. Grazie ai nostri relatori, grazie a voi per averci seguito. Bene. Ci vediamo a settembre, grazie a tutti, buonanotte.